Una festa di colori, una bellissima giornata di sole è stata la degna cornice del Memorial Gioia. La stracittadina non competitiva lungo le principali strade del centro urbano di Formia, con cui la Poligolfo ha voluto ricordare, a pochi mesi dalla sua prematura scomparsa, Cosmo Damiano Gioia, per tutti Cosimino, un suo atleta che ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori non solo dei familiari, ma anche dei tanti amici e amatori che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Persona generosa, disponibile, altruista, solare, autenticamente buona, si è fatto voler bene da tanti concittadini, dai clienti che numerosi affollavano la sua bottega da barbiere, agli amici della corsa, di Formia, del Basso Lazio e della vicina Campania. Il Memorial Gioia è stato poi il completamento ideale della Gaeta Formia, la gara podistica disputata lo scorso 29 di gennaio, e i numerosi podisti in lizza hanno coperto un percorso completamente urbano che, dopo la partenza dalla centralissima Piazza della Vittoria, ha lambito il quartiere medievale di Castellone per concludersi sempre in Piazza della Vittoria dopo 4 chilometri. Bellissimo. E poi Cosimo lo merita veramente, lo meritava. Era una bravissima persona. E oggi sono venuta apposta per lui. Mi sono trovato bene, prima di tutto, correre in mezzo a questa bella giornata e grande festa. È andato in archivio dunque un altro sforzo organizzativo della Poligolfo che attraverso il podismo ha voluto promuovere tutte le bellezze di Formia. Manifestazione perfettamente riuscita, considerando che questa è la prima edizione. L'anno scorso abbiamo fatto l'edizione zero, abbiamo avuto circa 250 partecipanti. Molto soddisfatti di questa manifestazione, molte famiglie, molti bambini, abbiamo visto correre gente con il cagnolino come me, veramente soddisfatti. Al termine della stracittadina si sono svolte poi le finali Il più veloce del golfo, gare promozionali tra bambini del gruppo CAS della Poligolfo.